Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, io faccio questo video oggi non per parlare di calciomercato, ma bensì di abbonamenti. È partita, sapete, la campagna abbonamenti 22-23 del Pisa Sporting Club. Forse anche un po' in ritardo rispetto ad altre società. Va bene, comunque sia, come io ho ricevuto parecchie telefonate da amici eccetera eccetera, dove mi chiedevano: ma la membership, insomma, hanno problemi, mio babbo, mio nonno, insomma eccetera eccetera. Allora, ragazzi, giusto per chiarire, la membership si fa, cioè, nel senso, non la può fare come non la può fare, perché se si trova difficoltà a fare la membership e poi magari chi non è avvezzo, diciamo così, all'uso di dispositivi elettronici, computer, mail, telefonini, insomma, più ne ha più ne metta, è semplice, basta rivolgersi alla Io Tifo Pisa o se no alla Amborgo, voglio dire, nei punti vendita abilitati per gli abbonamenti. Perfetto, quindi fondamentalmente basta presentarsi lì e uno, anche se non ha fatto la membership, può fare tranquillamente l'abbonamento. Solo ci vorrà un pochettino più di tempo, perché con la membership poi magari la membership dà diritto anche a degli sconti per quanto riguarda gli acquisti di gadget del Pisa eccetera eccetera, ma facendo la membership si dovrebbero, o comunque si riducono, i tempi dell'abbonamento, perché quando voi andate sulla piattaforma inserite tutti i vostri dati, dopodiché in automatico viene rilasciato un numero, quindi basta stampare questo foglio, quindi viene fuori un numero per tutti quelli che fino a 10 si possono fare, quindi viene fuori questo numero, e questo numero è collegato ai vostri dati personali. Quindi uno, quando va al botteghino, no, appunto quelli abilitati, bene, a quel punto voi presentate il modulo e quel numero corrisponderà ai vostri dati. Quindi viene da sé che uno sceglierà, quando è lì, sceglierà il posto, sceglierà la fila, il settore eccetera eccetera, e quindi a quel punto, una volta scelto il posto, il settore, la fila, viene in automatico, il sistema produrrà, poi dopo verrà rilasciato comunque al botteghino il tagliandino, e poi dopo per email, comunque se uno non ha le mail se lo fa stampare direttamente lì al botteghino, non ci sono più le carte magnetiche, quindi viene fuori un, diciamo così, un foglio A4, no, di questi qua classici, dove verrà poi apposto il QR code per entrare al tornello, e quindi per entrare allo stadio nel settore che avete scelto. Quindi viene da sé, se uno va in tribuna, prenderà la tribuna, il tornello della tribuna, riconoscerà il QR code, che si può fare direttamente anche sul cellulare, o se no curva, gradinata, insomma quello che è. Ecco, giusto questo per chiarire. Quindi in teoria si dovrebbero essere accorciati i tempi per fare l'abbonamento, questo è stato, diciamo così, l'intento societario. Beh, detto questo, io spero che non ci siano problemi, poi nei commenti scrivete se c'è qualche problema, io cerco di, nei limiti del possibile, di mettervi insomma a conoscenza di se ci sono ulteriori problemi. Insomma, cercherò di risolverli, o comunque, insomma, io poi ci sono comunque sempre disponibile la mail societaria, quindi se uno ha dei problemi può scrivere direttamente al sito Pisa Sporting Club, quello ufficiale, e poi se uno ha ulteriori domande, dubbi eccetera eccetera, può sempre scrivere, e quindi sicuramente verrà data risposta. Poi per quanto riguarda, e con questo abbiamo concluso la membership, ecco, poi per quanto riguarda gli abbonamenti, io ho avuto, insomma, sono stati amici, ho detto: ma ecco, lo metto in sovraimpressione, i prezzi sono questi e non c'è niente da fare, insomma i prezzi sono questi, per la curva l'intero 195 euro e gli under 14 55, quindi è stato gradinata 355, gli under 14 55.
cosa diversa sta per la tribuna inferiore e la tribuna superiore. Lì sono applicati per gli over 65 un ulteriore sconto, per gli over 65 sia per la tribuna superiore che inferiore un altro sconto per gli over 65. Dopodiché ci sono gli sconti per i disabili. La curva nord e la gradinata la società non ha previsto di fare abbonamenti per quanto riguarda nuclei familiari. Quest'anno è così. Tante lamentele, tante lagnanze, i miei amici mi hanno chiamato anche stamani, ho detto ragazzi, è così e basta, cioè, insomma, sono scelte societarie. Ma in altri stadi vengono fatti abbonamenti a 135 euro. È vero, per amor di Dio, non è vero perché è vero. La società ha imposto questi prezzi. Io ma alla fine mi rivolgo anche alla società che magari potrebbe rivedere il discorso cumulativo familiare, perché uno che va in gradinata, voi è sempre andato in gradinata, ovviamente moglie e marito sono 355 siamo sulle 700 euro poi più c'è magari due figli sono altri 100, sono 800. Insomma, è una cifra importante oggi come oggi, in questi tempi. Magari forse potevano fare un discorso familiare, cosa che non è stato fatto quest'anno, Quindi, ragazzi, purtroppo è lo stesso discorso vale per la curva, 195, se siamo in due, sono 200, sono 400, più uno, due figli, siamo attorno ai 500 euro, è una spesa, importante, ripeto. Questi tempi, ma purtroppo non lo so, la società ha deciso così, i figli sotto i 6 anni non pagano, quindi non pagano, io mi sono sentito anche con Riccardo, confermato che non pagano, questo è quanto, i prezzi sono questi, le condizioni per quest'anno sono queste, ripeto, magari durante il corso degli abbonamenti, magari ci ripensano, magari fanno un qualcosa di cumulativo familiare. Ecco, io spero che la società faccia un qualche cosina per quanto riguarda magari un discorso familiare, un nucleo familiare, tipo Family Day, chiamiamolo così, una giornata familiare che si passa all'arena, vedere il nostro Pisa, tifare Pisa. Bene, io per questo video la chiudo qua. Ecco, è stato un video così, io non commento il calciomercato perché è ancora presto. Io do l'augurio a tutti quelli che sono arrivati, il nuovo Mister Marn, colgo l'occasione per fare un saluto così anche a tutti i nuovi giunti e al Mister. E aspettiamo ancora per quanto riguarda conferme, non conferme, per quanto riguarda chi ancora sicuramente arriverà alla corte di Marn, la società ci sta lavorando. Hanno obiettivi anche esteri, quindi staremo a vedere quelle che saranno nel proseguo il discorso acquisti per quanto riguarda i calciatori. Certo è che sicuramente rinforzeranno senz'altro il centrocampo, quello è sicuro. Va bene, io mi fermo qua, la chiudo qua. Detto questo, ci vedremo a breve, appena schiuderà magari il calciomercato, farò un video, farò un qualcosa, sicuramente anche una live, eccetera. Questo era soltanto per quanto riguarda gli abbonamenti del Pisa Sporting Club. Bene ragazzi, io vi ricordo una cosa, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e poi io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.